Grazie a tutti. Molto sinteticamente, perché poi il dibattito oggi è stato molto animato e anche su temi importanti, diceva giustamente il Presidente adesso, Telecom Italia, ma poi anche l'Italia, quindi interveniamo su temi all'ordine del giorno, parliamo anche del gruppo Ansaldo a Genova, no? Sono tutti temi che alla fine vengono ricondotti ad unità in un modo sistematico. E quello che abbiamo tentato di fare oggi è dare una prima indicazione di alcune linee guida di un lavoro che abbiamo svolto nel corso di questi mesi, che poi avrà una sua conclusione sempre con il Consumer Forum in un altro momento tra un mese. E noi ci siamo trovati di fronte appunto a questo tema, al trilemma, l'abbiamo chiamato con questo termine abbastanza poco usato in Italia, ma invece nel mondo anglosassone utilizzato spesso per dire quando non c'è più nessuna risorsa, nessuna possibilità di individuare una soluzione all'esterno, parliamo di trilemma, perché quando abbiamo a che fare con un dilemma, quindi con due interessi contrapposti, ben o male si trova un contemperamento, quando cominciano ad essere tre il tema diventa difficilmente gestibile. Perché diciamo trilemma? Perché qui oggi si dibatte soprattutto di investimenti, giustamente, perché reti, infrastrutture, il tema è quello di come fare a gestire una fase transitoria che ormai non è più transitoria, comincia a diventare strutturale, senza investimenti, e quindi investitori stranieri, vediamo telefoni di cosa succede. Ma questo è il tema che troviamo poi in tutti i giornali. Noi abbiamo voluto invece analizzare un altro aspetto, quello che in genere è nascosto, cioè dietro la necessità di investimenti, ma cosa ne è della regolamentazione della concorrenza? Abbiamo detto che in effetti la concorrenza non dico non c'è più, ma insomma ha un ruolo diverso, perché se andate a vedere in Europa tutta la disciplina in materia di aiuti di Stato è derogata, si è partiti col settore bancario, con i servizi di interesse economico generale. Quindi di fatto il ruolo della concorrenza oggi è diverso da quello che era pre-crisi, e la regolazione è un po' combinato di pietra, perché in Europa è tutto bloccato da regolamenti sulla riforma complessiva sulla privacy, quindi normativa orizzontale, disciplina sulle comunicazioni elettroniche, quindi tutti i regolamenti che ancora sono bloccati, la disciplina del danno antitrust, che anche lì ha una gestazione lunga ma è ancora ferma. Perché tutto questo? Cioè, perché non si riesce ad andare avanti su temi che sono di così grande interesse e su cui c'è bisogno di un intervento normativo? Ci siamo posti questi interrogativi e abbiamo tentato di dare alcune risposte. Le risposte le abbiamo individuate insieme al Consumer Forum su quattro elementi fondamentali. Allora, il primo elemento che siamo andati ad indagare è quello normativo. Sono quattro elementi che noi abbiamo organizzato in modo gerarchico, perché appunto essendo giuristi è una cosa che a noi piace molto, la gerarchia delle fonti, quindi siamo partiti da quello che conosciamo. E il primo livello su cui ci dobbiamo porre un interrogativo oggi è quello delle norme. Perché abbiamo un rapporto tra norma generale e norma speciale che in qualche modo va rivisto. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ci ha insegnato che esiste un rapporto di generalità e specialità. Il TAR Lazio poi ci ha detto che in realtà non è proprio così. Il legislatore nel frattempo sulle pratiche scorrette ci ha detto che l'interpretazione è ancora un po' differente, insomma oggi un punto d'incontro va trovato, e a nostro avviso lanciamo questa richiesta, insomma a nostro avviso il punto d'incontro va trovato in una nuova unione, una nuova unità di intenti che è il codice. Siccome sapete, funziona così: inizialmente si tenta di trovare una soluzione in Italia e si creano i codici, poi pian piano il mercato porta ciascun settore a interpretare il codice in modo particolare, quindi si creano le discipline di settore, e poi quando ormai non si riesce più a individuare un punto d'incontro si torna al codice, lo si riammodella e quindi si inizia l'elastico. Qui siamo un po' alla fine, cioè l'elastico è tirato e se continuiamo così si rompe, quindi dobbiamo tornare indietro al codice, un codice che va ovviamente ammodernato. Come proponiamo nello studio molte soluzioni,
Una delle soluzioni però anche riguarda il rapporto tra disciplina generale e speciale, perché è quella su cui un po' si stanno esercitando autorità indipendenti, tribunali amministrativi regionali, eccetera. E qual è questa soluzione? È quella di dire non più parliamo di un rapporto generalità-specialità, concorrenza contro regolazione, un dibattito vecchio, viene dagli anni 90, ma parliamo di una integrazione in base alla quale garantiamo un floor minimo, un livello minimo di tutela del consumatore che è garantito al livello generale. Dopodiché le discipline settoriali potranno integrare questo livello minimo, ma in nessun modo possono venire meno a questa base di tutela, appunto questo flow che abbiamo individuato. Questo consente di evitare una deriva a cui stiamo assistendo adesso, e cioè che in alcune discipline speciali, su cui in realtà sulla base della giurisprudenza del legislatore nazionale si potrebbe dire che in fondo è una disciplina indipendente e quindi non trova più applicazione quella generale antitrust, ebbene in alcuni casi individuiamo in queste discipline di settore delle forme di tutela del consumatore che sono inferiori a quelle garantite dalla tutela generale. Quindi, ripeto, siamo ormai ad una deriva all'interno del quale dobbiamo trovare necessariamente una soluzione normativa. Rapidissimamente, giusto per dare un quadro, le altre soluzioni, se questa non funziona, se non riusciamo a convincere il legislatore che bisogna tornare a una riforma del codice, cosa si può fare? Le autorità sicuramente possono fare molto, perché quell'unità che eventualmente non fosse individuata a livello normativo può essere definita a livello regolamentare. In che modo? L'anno scorso con Consumer Forum, facciamo molte cose con Consumer Forum, abbiamo lanciato un'idea che non è stata colta appieno, quest'anno la rilanciamo con maggior vigore e in dettaglio, e cioè le autorità generali di settore dovrebbero non più stipulare accordi bilaterali tra loro, ma dovrebbero stipulare accordi multilaterali, un po' sull'onda di quello che è stato fatto in Europa quando, creando nuove autorità nel settore bancario, l'EBA, l'EIOPALESU, quindi mercati finanziari, banche e pensioni, si è dato a queste autorità una direzione unica in relazione ai consumatori. Tre autorità, ma una direzione che sui consumatori parla in modo unico. Quindi regolamentazione, protocolli multilaterali. Se anche questo non funziona, ti chiudo, quali sono le altre soluzioni? Beh, chiaramente gli operatori possono fare qualcosa, perché molto oggi è riservato all'autodisciplina, ai codici di autoregolamentazione, e quindi anche in questo caso siamo arrivati alla deriva che ciascun operatore in alcuni settori fa il proprio codice e lo pubblica, quindi di nuovo le tutele per i consumatori sono quelle che l'azienda stabilisce sia notare. Beh, forse da qui si può fare un passo in avanti, fare dei codici che siano applicabili a livello intersettoriale. Capisco che è complesso, ma probabilmente è necessario. Se anche questo non funziona, spetta all'associazione dei consumatori farsi carico di riportare il sistema ad unità e quindi operare su tutti quanti i livelli superiori per raggiungere questo obiettivo. Questa è un po' la conclusione della ricerca, che però sarà presentata appunto nel dettaglio in altre cose. Grazie.